rischio incendi. Gli incendi possono avere cause naturali o essere causati dalle attività umane. Gli incendi che si possono sviluppare in città possono interessare zone di periferia e limitrofe ai parchi cittadini o il centro abitato. I mesi a più elevato rischio sono quelli estivi, quando la siccità, l'alta temperatura ed il forte vento determinano condizioni naturali favorevoli all'innesco e allo sviluppo di incendi. Gli incendi sono spesso causati da comportamenti irresponsabili e imprudenti, come bruciare le stoppie per distruggere i residui vegetali o per rinnovare i pascoli e gli incolti, mozziconi di sigarette e fiammiferi abbandonati o lanciati lungo i sentieri e le piste forestali, attività ricreative e turistiche, barbecue non spenti bene, lanci di petardi, rifiuti bruciati in discariche abusive. Come comportarsi in caso di incendi? All'aperto. Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l'erba secca. Non accendere fuochi nelle aree verdi o parchi della città, usa solo le aree attrezzate. Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertati che sia completamente spento. Se devi parcheggiare l'auto, accertati che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l'erba. Non abbandonare i rifiuti nelle aree agricole o nelle discariche abusive. Sono un pericoloso combustibile. Se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo, telefona al 1515 per dare l'allarme. Cerca una via di fuga sicura, una strada o un corso d'acqua. Non fermarti in luoghi verso i quali soffia il vento. Potresti rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere più una via di fuga. Stenditi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile, per evitare di respirare il fumo che tende a salire. Se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla parte già bruciata. L'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade, intralceresti i soccorsi e le comunicazioni necessari per gestire l'emergenza. In casa. Controllare periodicamente l'impianto di riscaldamento. Non lasciare incustodite pentole sui fornelli accesi. Tenere lontano dai bambini accendini o fiammiferi. Tenere lontano da fonti di calore materiali e liquidi infiammabili. Non usare apparecchi a gas o a fiamma libera in ambienti mal aerati. Se scoppia un incendio, chiama il 115, Vigili del Fuoco. Se si tratta di un piccolo focolaio, utilizza un estintore, una coperta di lana o un secchio da riempire con acqua. Non utilizzare l'acqua vicino ad una centralina elettrica e opera a distanza di sicurezza. Non utilizzare l'acqua per spegnere un incendio di origine elettrica né per spegnere incendi che interessano petrolio o benzina. Chiudi il gas dal contatore e l'interruttore generale dell'energia elettrica. Liberati da abiti a contenuto acrilico e indossa indumenti che assicurino una certa protezione dal calore, ad esempio una coperta di lana. Se i vestiti che indossi prendono fuoco, non correre, poiché l'aria alimenta il fuoco. Cerca di spogliarti o di soffocare le fiamme rotolandoti a terra o coprendoti con una coperta. Se una persona è avvolta dalle fiamme, coprila e falla rotolare con una coperta di lana. Allontanati e chiudi la porta dell'ambiente interessato, verificando di avere sempre alle spalle una via di fuga. Non utilizzare gli ascensori. Se l'uscita non è raggiungibile a causa della presenza del fumo e del calore, rifugiati in una stanza e apri la finestra segnalando la tua presenza. Chiudi la porta della stanza e sigilla le fessure con stracci o vestiti bagnati. In luoghi aperti al pubblico o in ambienti di lavoro. Individua le uscite di sicurezza indicate dai cartelli di colore verde. Procedi senza spingere chi si trova davanti. Non utilizzare gli ascensori. Aiuta i bambini, le persone anziane e i diversamente abili. Raggiungi i punti di raccolta delle persone.